I rettili italiani. La fauna italiana presenta 54 specie di rettili viventi allo stato selvatico: i sauri, i serpenti, i cheloni. Molti sono stanziali e alcuni transitano abitualmente fra le nostre specie autoctone e naturalizzate. Lo scopo è di farvi conoscere questi animali da rispettare e da tutelare, perché continuano a ridursi. E quindi noi dobbiamo difendere il nostro ambiente, la biodiversità. In questo servizio vi parleremo appunto di quattro rettili della famiglia dei sauri, veramente belli e interessanti. Sicuramente questo servizio vi piacerà e vi aprirà il cuore. Voi dovete amare questi animali e li dovete tutelare. Quindi guardatevi questo servizio veramente interessante. Grazie telespettatori. In questi video vi parleremo del ramaro occidentale, è un sauro della famiglia dei lacerditi, di colore verde brillante e rapidissimo nei movimenti. Questa specie è presente in Portogallo, Spagna, Francia, Andorra, Austria, Croazia, Germania, Monaco, Slovenia, Svizzera, Regno Unito, Isole Canarie e Italia. In Italia è presente in tutta la penisola, in Sicilia, in Sardegna è assente. Il suo aerale si sovrappone parzialmente a quello del ramarro orientale, diffuso in Europa orientale, in Friuli Venezia Giulia e nella parte orientale del Veneto. Il ramaro orientale è distribuito nelle regioni a clima temperato dell'Europa orientale: Austria, Italia, Germania, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Grecia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania, Ucraina e in Turchia. E poi parleremo della lucertola ocellata. È un rettile speciale, la specie è presente nella penisola iberica, nella Francia meridionale e in Italia, limitatamente alla Liguria occidentale. E infine della lucertola muraiola, un rettile comune, facilmente osservabile in quanto vive anche in zone antropizzate, trova la tana nei buchi, nei muri, sotto la terra. È appena uscita, si riposa al sole, quindi è una lucertola che vedrete in tante parti e anche su questo ci sarà un servizio interessante. I video che vedrete quindi sono stati fatti dallo zoologo naturalista Davide Ruffino. Un ringraziamento a Davide. Adesso ci facciamo una bella chiacchierata su un animaletto molto comune nei nostri boschi. Si tratta di una lucertola piuttosto famosa, il ramarro. È un rettile appartenente all'ordine degli squamati, al sottordine dei sauri e alla famiglia dei lacertidi. Come vedete, curiosamente in realtà non esiste un ramarro solo. Non sono in molti a sapere che con la parola ramarro si designano in realtà due specie: il ramarro orientale, Lacerta viridis, e il ramarro occidentale, Lacerta bilineata. Qui potete vederne la distribuzione, con Lacerta viridis diffusa in buona parte dell'Europa sudorientale e Lacerta bilineata diffusa in Italia, Sardegna esclusa, buona parte della Francia, piccole parti di Svizzera e Germania e, per finire, Spagna nordorientale. In alcune zone dell'Italia nordorientale, soprattutto in Friuli, gli areali delle due specie si sovrappongono con numerosi casi di ibridazione. Studi genetici hanno evidenziato come si tratti di due specie distinte, ma la loro compatibilità sta destando parecchia confusione nella sistematica. C'è chi considera i due ramarri come due sottospecie, ma ora come ora la classificazione più accettata è quella che sto usando io, che li vede come due specie sorelle, per così dire, ma pur sempre distinte. Fra l'altro, aspetto e biologia sono pressoché identici, per cui posso benissimo parlare del ramarro come di un animale solo. Il ramarro è una lucertola molto famosa per il suo colore verde. Ed è proprio così, perché i maschi sono dei gran bei pezzi di lucertola. Sfoggiano un verde smagliante, carico, a volte fittamente puntinato di nero.
soprattutto durante il periodo riproduttivo, poi, presentano la gola di colore azzurro carico. Le femmine hanno il capo un po' più piccolo e sono spesso di colori più smorti, verdastre o brunastre, con a volte dalle 2 alle 4 bande chiare bordate di scuro che corrono lungo i fianchi. Anche le femmine possono presentare la gola azzurra, ma solo dopo la fecondazione. Il ventre, comunque, è giallastro in entrambi i sessi. Il ramarro, fra l'altro, è anche una lucertola piuttosto grande, almeno in relazione alle dimensioni di altre lucertole europee. Dal muso alla cloaca può raggiungere i 13 centimetri, a cui si va ad aggiungere una coda che può essere lunga più del doppio del corpo. Gli esemplari più grandi possono sfiorare i 40 centimetri di lunghezza. Insomma, dimensioni piuttosto ragguardevoli per una lucertola. Il ramarro adora vivere in ambienti caratterizzati da arbusti e cespugli, siepi e rovi. Lo si può ritrovare anche ai margini dei boschi o in campi coltivati. Condizioni essenziali per il ramarro sono comunque la presenza di zone umide nelle vicinanze e di qualche zona ben esposta al sole, magari qualche bel sasso. Questo perché, come tutti i rettili, si tratta di un animale a sangue freddo, che per attivare il suo metabolismo ha bisogno di scaldarsi al sole. È un agile arrampicatore, ma preferisce quasi sempre spostarsi sul terreno. È un discreto cacciatore, attivo di giorno. Usa un anfratto nel terreno come tana e come base per le sue scorribande, e si nutre di grossi insetti e svariati invertebrati. A volte caccia lucertole più piccole, orbettini e micromammiferi. Non disdegna nemmeno uova e frutta, qualora se ne presenti l'occasione. A sua volta viene cacciato da serpenti di varie specie, ricci, mustelidi, volpi e uccelli assortiti. In caso di pericolo può fare ciò che fanno anche molte altre lucertole. Se finisce nelle grinfie di un predatore, divincolandosi può provocare il distacco della coda che viene lasciata al predatore. E così il ramarro salva la vita. La coda, fra l'altro, è in grado di rigenerarsi nel giro di alcune settimane. Da settembre a marzo il ramarro presenta un periodo di attività assai ridotta, quasi un letargo, detto latenza. Invece nella bella stagione i ramarri diventano estremamente attivi. I maschi sono molto territoriali e aggressivi fra di loro e stabiliscono una gerarchia. Gli accoppiamenti avvengono all'inizio dell'estate e a quel punto la femmina depone dalle 5 alle 20 uova in un anfratto nascosto. È stato osservato come le femmine a volte presentino un abbozzo di cure parentali, sorvegliando le uova fino alla schiusa. I piccoli appena nati misurano dai 6 agli 8 centimetri. Non hanno ancora i colori sgargianti degli adulti, ma sono perfettamente in grado di badare a se stessi. Raggiungono la maturità sessuale nel giro di 2 anni, e l'aspettativa di vita purtroppo non è affatto alta. Generalmente i ramarri non superano i 6 anni di vita. Or dunque, ho voluto raccontarvi qualcosa sul ramarro perché mi sono stufato di sentire gente esclamare a gran voce "Che schifo!" tutte le volte che vede una lucertola. Avete rotto le scatole. Se un animale non è morbidoso o puccioso, non riuscite a superare i vostri pregiudizi? Il ramarro in realtà è davvero un animaletto affascinante, che va apprezzato e rispettato. Un altro abitante delle nostre campagne che vale la pena conoscere. Voglio parlarvi dell'unica lucertola europea che ricorda le caratteristiche dei grandi sauri tipici dei paesi tropicali. Sto parlando della lucertola ocellata, nome scientifico Timon lepidus. È un rettile appartenente all'ordine degli squamati, al sottordine dei sauri e alla famiglia dei lacertidi. La sua distribuzione è limitata alla parte più occidentale d'Europa, principalmente alla penisola iberica, ma con propaggini dell'areale che arrivano alla Francia meridionale e alla punta occidentale della Liguria. La lucertola ocellata è quindi da considerarsi presente, seppur piuttosto rara, sulle Alpi Liguri occidentali e sulle Alpi Marittime sud-occidentali. Presenta dimensioni davvero considerevoli, anche alla luce del fatto che è pur sempre una lucertola europea. Può superare il mezzo metro di lunghezza e raggiungere anche punte di 80 cm. È una specie tipicamente mediterranea, che
che predilige gli habitat possibilmente caldi, ma che può spingersi anche fino a 1200 metri di quota. Presenta un corpo e arti massicci, testa robusta e coda lunga. Il dorso è cosparso di piccole squame lucide, simili a perline, di colore verde, giallo e nero. Questi colori, misti assieme, formano un colpo d'occhio caratteristico, caratterizzato anche da alcuni ocelli. Sui fianchi sono presenti anche inconfondibili macchie tondeggianti e azzurre, disposte in due o tre file. Ventre e gola sono più chiari, giallastri o verdastri. La femmina è un po' più piccola e meno robusta del maschio. La lucertola ocellata frequenta zone di boschi aperti, ma anche arbusteti, vigneti, orti, muretti e zone pietrose. Preferisce luoghi ricchi di anfratti dove nascondersi e che presentino magari zone dove sia possibile riscaldarsi tranquillamente al sole. Si nutre di grossi artropodi come coleotteri, ortotteri, ragni e scorpioni, che caccia attivamente. Ma talvolta non disdegna anche piccoli vertebrati come nidiacei, micromammiferi, piccole lucertole e piccoli serpenti. Può anche nutrirsi di bacche e frutta, se capita. La specie presenta un periodo di pausa invernale, durante cui resta nascosta in qualche anfratto ben riparato, riducendo al minimo la sua attività, per poi riattivarsi all'inizio della primavera. Pur essendo un animale a sangue freddo, che ha bisogno di scaldarsi al sole per attivare il metabolismo, durante le giornate estive più calde, per non surriscaldarsi, è attiva soprattutto al mattino e al tardo pomeriggio. All'inizio della primavera, poco dopo essere tornati in piena attività, i maschi, tanto per cambiare, lottano aspramente fra loro per accoppiarsi con le femmine. Esse poi cercano un luogo riparato per deporre dalle 5 alle 20 uova, che si schiudono all'inizio dell'estate. Le piccole lucertole, lunghe una decina di centimetri, sono già perfettamente in grado di badare a se stesse. Purtroppo questa bellissima lucertola si sta velocemente rarefacendo a causa dell'alterazione dell'habitat, degli incendi e dei pesticidi, che non solo fanno strage di insetti, che sono la preda principale della lucertola, ma in quanto liberano nell'ambiente pericolose sostanze chimiche. La regola è sempre la stessa: comportarsi responsabilmente per salvaguardare la nostra bellissima fauna. Eccoci a parlare di una delle specie di rettili nostrani più comuni. È davvero impossibile che non l'abbiate mai incontrata. Sto parlando della lucertola muraiola, o semplicemente lucertola dei muri, nome scientifico Podarcis muralis. Probabilmente mentre guardate questo video ce n'è una che vi sta osservando dal davanzale della vostra finestra. Appartiene all'ordine degli squamati e al sottordine dei sauri. La famiglia è quella dei lacertidi, la stessa di altre specie nostrane piuttosto celebri, come ad esempio il ramarro. Come vedete, presenta una diffusione piuttosto ampia, che comprende gran parte dell'Europa continentale, centrale e meridionale. Il suo areale sconfina anche in Asia Minore. In Italia è presente praticamente su tutta la penisola, anche se sembrerebbe mancare dalla Puglia. Manca anche in Sicilia e in Sardegna. Podarcis muralis è una lucertola dalle dimensioni piuttosto contenute. Dalla punta del muso alla cloaca misura di solito 7 centimetri. In totale è lunga mediamente 15 centimetri e può eccezionalmente sfiorare i 19 centimetri. La livrea è molto variabile e può essere molto diversa da una popolazione all'altra, o anche all'interno della stessa popolazione. Il dorso può presentarsi verde, o anche giallastro, grigio, bruno o nerastro. Possono esserci macchie, punteggiature, striature, addirittura disegni piuttosto complessi, di colore nero o giallo. Molti esemplari presentano striature longitudinali lungo i fianchi, più pronunciate nelle femmine. I maschi, in compenso, potrebbero occasionalmente presentare piccoli ocelli azzurri sui fianchi o sulle spalle. Il ventre è generalmente più chiaro, color crema o giallastro, e a volte ornato da punteggiature scure. Talvolta può essere rosato o addirittura color mattone. Insomma, la lucertola muraiola può sfoggiare un grande numero di colorazioni. È con ogni probabilità la specie di lucertola che si incontra più di frequente.
e ha una spiccata predilezione per habitat caratterizzati da rocce e sassi, che le diano la possibilità di prendere comodamente il sole, ma anche di nascondersi velocemente in caso di pericolo. Abbonda infatti sulle pareti rocciose ricche di anfratti, possibilmente in ambiente rurale. Abbonda anche nei boschi, laddove siano presenti radure con buona presenza di rocce. È estremamente frequente anche nelle città, dove le bastano pochi fili d'erba e un buco dove infilarsi all'occorrenza. A questo punto è facile capire perché queste lucertole abbiano trovato un habitat ideale nei muretti a secco costruiti dall'uomo, di cui sono assidue frequentatrici, e da questa predilezione deriva il loro nome comune. La lucertola muraiola è attiva nella bella stagione, poiché in quanto animale eterotermo, in parole povere a sangue freddo, ha bisogno di sole e calore per scaldare il suo corpo e attivare il suo metabolismo. Un animaletto così dipendente dalla temperatura esterna non può permettersi di esporre il suo corpo al freddo, ragion per cui è possibile vedere questa lucertola dalla primavera fino alla fine dell'estate, mentre in autunno e in inverno affronta una sorta di latenza, un periodo di scarsissima attività simile a un letargo. Certo, nelle giornate invernali più tiepide è possibile che queste lucertole decidano di farsi un giro, ma la cattiva stagione viene di solito affrontata al riparo in qualche anfratto. È una creatura estremamente agile e veloce, che si arrampica con disinvoltura su ruderi, pareti e staccionate, e non ha problemi nemmeno se deve tuffarsi e nuotare. Si tratta di un predatore del microcosmo, che caccia assiduamente insetti e altri invertebrati come ragni e lombrichi. A sua volta è preda di svariate specie di mammiferi, uccelli e anche di altri rettili, come biacchi, vipere e ramarri. La stagione riproduttiva corrisponde all'estate, con i maschi che diventano molto territoriali e spesso lottano fra loro. Dopo l'accoppiamento, la femmina depone di solito 5 o 6 piccole uova sotto i sassi o in qualche anfratto sicuro. I piccoli, alla nascita, sono versioni miniaturizzate degli adulti e sono già in grado di cacciare e badare a se stessi. In caso di clima particolarmente favorevole, possono eccezionalmente esserci due deposizioni all'anno, una in primavera e un'altra alla fine dell'estate. La vita di questa lucertola può durare una decina di anni. Adesso conoscete un po' di più questa lucertola, comunissima ma bella, che popola in gran numero le nostre città e le nostre campagne. Dimostrazione vivente che la natura è sempre intorno a noi. Ci vogliono solo occhi per vedere.